Eder. Mech. Pallister. Lamia, una studentessa di soli 18 anni, recentemente entrata nel vincolo matrimoniale, è al centro di una crescente preoccupazione dopo la sua misteriosa scomparsa avvenuta mercoledì scorso dalla cittadina di Gallese. La notizia del suo matrimonio è uno degli ultimi dettagli emersi che aggiunge ulteriori sfaccettature al suo caso. Emergono informazioni che la giovane, poco tempo fa, aveva intrapreso un viaggio verso il suo paese natale, il Bangladesh, dove si è unita in matrimonio. Si sollevano interrogativi sulla natura di questa unione. Se sia stata con il suo fidanzato di lunga data o con un altro individuo, e se abbia avuto luogo con il pieno consenso di Lamia o meno, considerando che nelle comunità di fede islamica, come quella del Bangladesh, non è raro che i matrimoni siano combinati. Queste informazioni, sebbene frammentarie e non ufficialmente confermate, sono trapelate nonostante la discrezione della famiglia, che, comprensibilmente allarmata, ha presentato una denuncia per la scomparsa della ragazza. Questi frammenti di notizie alimentano ansie e sospetti, specialmente tra le compagne di scuola di Lamia, il cui stato d'animo è fortemente turbato dalla sua assenza. Alcune di loro, assieme ad altre amiche, hanno condiviso le loro preoccupazioni e quanto sanno con i carabinieri di Civita Castellana, i quali stanno mettendo in atto tutti gli sforzi per raccogliere dettagli che potrebbero essere cruciali per orientare le operazioni di ricerca. Le forze dell'ordine stanno lavorando incessantemente, non solo nella zona compresa tra Gallese e Civita Castellana, ma anche estendendo le ricerche ben oltre i confini della provincia, nella speranza di ritrovare Lamia il prima possibile. Gli ascoltatori, buona giornata, il sensitivo sta partendo per le Americhe Latine. Un buon proseguimento di giornata a voi tutti. Da Sensitivo Locchi di Guida Vecchia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.